Ciao a tutti ragazzi, siamo con Simone Ruggeri, Supernova Elite, appena purtroppo uscito dal free roll organizzato per voi. Prima di tutto, la mano dell'out è avvenuta sull'Oma, giusto? No, la seconda mano dell'Oldem. Ah, la seconda mano dell'Oldem. 50, la seconda mano del torneo. Fatto colore, salsa VP, aveva full, sì, coolerato così. Ascolta, iniziamo. La prima domanda, visto rimaniamo in tema, ti volevo chiedere cosa significa per te essere Supernova Elite? Senz'altro è un grande onore, ma è anche un dovere se vogliamo, perché per un grinder è molto importante essere Supernova Elite, perché ci dà la possibilità di avere una vincita oraria più alta, di avere una percentuale di rakeback più alta e delle promozioni molto belle come appunto questo torneo a certo. cui ho appena partecipato giocando due mani lunghissime. Free roll più o meno come quello dei primi tempi, no? I primi free roll quando si esce alla seconda mano. Sì. Ascolta, la prima volta che sei diventato Supernova Elite, o comunque anche una volta che ti sei riconfermato, cosa succede quando si diventa Supernova Elite? Cosa si festeggia, si esulta? Dimmi un la po'. La prima volta che sono diventato Supernova Elite è stato proprio nel 2009, il primo anno che ha aperto PokerStars.it. Non ero arrivato ad 1 milione di punti, ma avevo superato gli 800.000 e quell'anno PokerStars, visto che il sito aveva aperto proprio a marzo, aveva fatto una promozione per cui anche con 800.000 punti si diventava Supernova Elite. Quindi sono diventato Supernova Elite il primo, il 2 gennaio, quando c'è stato il cambio, sì. E lì mi sono fatto la prima partita con le stelline nere ed è stato bello. Immagino la soddisfazione. Ascolta, se ti dico invece Bad Beat, a cosa pensi? Sai che non mi viene in mente proprio nulla, devo averle dimenticate tutte. È meglio così, giusto per preservare un po' il mindset, no? Senz'altro. E ascolta, in merito a questo ti chiedo una cosa così. Il multitabling aiuta a superare le bad beat, aiuta, diciamo, a nasconderle anche, no? Con il multitabling. Senz'altro sì. Oltretutto, giocando molte partite, la singola bad beat perde importanza, è una molecola in un insieme, molto è una vasto. Molecola dentro un bicchiere, se vogliamo, che poi è un mezzo vuoto, un mezzo pieno a seconda dei punti di vista. Esatto. Tu lo vedi mezzo pieno o mezzo vuoto, solitamente? Ma io cerco di vedere quello mezzo pieno. Ok, importante. Ascolta, dimmi. Però riguardo probabilmente delle bad beat che si potrebbero ricordare sarebbero quelle nei tavoli finali dei tornei multitavolo, perché lì è davvero importante. Però io al Night of Stars non ci arrivo mai al tavolo finale, probabilmente il sito è truccato e non mi consente di arrivare al tavolo finale. Però al Sunday Special, due volte che ci sono arrivato, la prima volta ero arrivato short, è stato a maggio 2009, sono arrivato quinto e sono rimasto comunque soddisfatto. Mentre a quello che ho vinto a luglio 2010 non mi posso lamentare di nessuna bad beat. Certo. Quello almeno una volta è importante, sì. Riuscire certo, ad arrivare. Se avessi perso quel tavolo finale probabilmente lo ricorderei. Certo. Ascolta, veniamo invece ai due tormentoni del momento, cash game e aumento del buy-in a 250 euro. Rimanendo su quest'ultimo, credi che possa aiutare a superare questa situazione, diciamo, di stallo tra i reg del grinding sui sit and go, oppure credi che la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, quindi sarà comunque difficile avere edge sul field medio, appunto, che frequenta i tavoli high stakes italiani? Parlando dei sit, ho paura di fare una profezia che si autorealizza, però credo che ci sarà meno azione con l'arrivo del cash game, soprattutto ai livelli più alti. Però questa cosa probabilmente, cioè il fatto che quindi alcuni regular soprattutto si andranno a spostare sul cash game, farà sì che magari le partite saranno un po' più facili. Questa può essere una previsione, ma chiaramente è una previsione, diciamo, fatta anche un minimo avendo un'idea di quello che accadeva su PokerStars.com. Ma per quanto riguarda il cash game invece, senz'altro non si creerà una situazione come quella dei sit and go. Infatti anche su PokerStars.com, dove a livelli più alti dal 3-6, 5-10 in su, il livello è davvero molto alto, lì ci sono giocatori che riescono tranquillamente ad avere un profitto costante nel tempo, perché essendo un gioco dai 40 ai 200 big blind,
i bui non aumentano, non c'è un fattore di ICM che costringe a giocare troppo tight in alcune situazioni, ma i giocatori possono cercare di prendere anche i più piccoli vantaggi. Lì abbiamo giocatori che vincono ogni mese e quindi credo che ci sarà un livellamento dei regular, non avremo più un concetto di tavolo difficile perché ci sono troppi regular, ma vediamo un po' che regular ci sono a questo tavolo. Certo. E credo che due esempi possono essere proprio i team online Vedras e Nanonoko, che hanno praticamente devastato i tavoli cash game di PokerStars.com negli ultimi 3-4 anni, sempre più o meno. Quindi possiamo dire che comunque non si arriverà sui tavoli cash a un livello di saturazione come quello dei sit and go, secondo te? No, perché ti faccio un esempio: se un giocatore, se un regular bravo dei 20 euro va a giocare 100 euro, diciamo se 8 regular dei 20 euro vanno a giocare 100 euro, il regular dei 100 euro che gioca con loro difficilmente fa profitto. Certo. Magari, che so, lui farà ROI meno 5 e gli altri fanno ROI meno 10. Certo. Se è proprio bravissimo può arrivare a fare ROI 0 e gli altri magari fanno ROI meno 11, ma è comunque difficile riuscire ad avere un vantaggio. Mentre nel cash, se un regular, un grinder del No Limit 1000 ha occasione di giocare con 5 avversari nel caso di un 6 max o 8 avversari nel caso di un full ring che giocano al No Limit 100, questo regular sarà più che contento e sicuramente avrà un winning rate piuttosto elevato. Certo. Ti faccio l'ultima domanda e poi non ti disturbo più. Il poker sta attraversando in questo momento un momento magico, sostanzialmente. Ha raggiunto una popolarità, diciamo, forse anche inaspettata, considerando che il punto hit è nato da appena 2 anni. Credi che questo momento possa finire o vedi una parabola comunque in una parabola ascendente per il poker negli anni venturi? Ma se superiamo il 2012 credo che il poker potrà continuare a crescere e immagino che continuerà a crescere e immagino anche che, siccome sta diventando un po' un fenomeno di costume soprattutto ai livelli bassi e medi, ci sarà proprio una stabilizzazione, una crescita costante, diciamo, non più un'esplosione come ora perché è una novità, però ad esempio vedo anche mio padre, è diventato un giocatore appassionato dei 7 da 1 euro e lui gioca proprio per divertimento e comunque si fa magari le sue 10 partite al giorno perché certo. Comunque lo fa 4 tavoli alla volta, lo fa per puro divertimento, però lo vede come una cosa sana, anche se ogni tanto poi insomma qualche santo dal calendario vola giù quando magari c'è una certo. Partita un po' più importante. Poi ha un coach di tutto rispetto, quindi diciamo che gli faremo fare anche level up, no? Beh, in realtà lui vuole fare molto di testa sua, non credo che riuscirà mai a imparare qualcosa da me, però sicuramente mi ha insegnato tanto in altri campi certo. Dello scibile umano. Io ti ringrazio Simone e ti do appuntamento per il main dell'IPT, giusto? Giocherai il Day 1A o Day 1B? Day 1B. Perfetto, quindi ti faccio il più grande in bocca al lupo da parte di tutti gli utenti di Poker Italia Web, speriamo di vederti al tavolo finale. Una volta dato sarebbe male. E quindi ci aggiorniamo dopodomani e nei giorni a seguire per il main event. Bene, speriamo di fare una profezia che si autorealizza, ci vediamo al tavolo finale. Ok, ciao, grazie mille. Ciao.